data, no? La prima, il 25 aprile, viene un'altra data del calendario che non so quanti ancora ricordano. E per me è l'8 settembre, che ci assomiglia. Ci assomiglia, mi sento perennemente come se fosse finito un tempo e ne sta incominciando un altro e non è ben chiaro cosa è finito e cosa sta cominciando. Arriverà un altro 25 aprile per far festa, ma oggi mettere in discussione quello che abbiamo fatto fino adesso rispetto a quello che abbiamo davanti è una necessità. I giovani di tutto il mondo usano cantare Bella Ciao con altre parole in questo tempo per raccontare il loro disagio, il loro bisogno di cambiare modello di sviluppo, cambiare, prendere atto che non ci siamo solo noi, che quello che abbiamo fatto fino adesso ha portato il nostro pianeta sull'orlo di una estinzione di massa, sesta estinzione, viene detto così. Questo perché? Perché evidentemente i nostri genitori, i nostri vecchi hanno lavorato per garantirci un benessere, ma il prezzo di questo benessere è più alto, è diverso da quello che noi immaginavamo. Bisognerebbe un po' mettere in discussione tutto quello che abbiamo studiato a scuola, tutto quello che ci è stato insegnato, anche il valore del lavoro. Il lavoro non può recare danno permanente al mondo in cui vivranno i nostri figli. Se la resistenza è stata fatta da pochi, che immaginavano che in qualche maniera quello fosse necessario, non avevano forse un grande pensiero dei figli? Se ce l'avevano era lontano, era difficile. Io credo che le parole di qualcuno che ha scritto dei libri oggi servano, e quindi io vi leggo le parole di Luigi Meneghello e vi leggo le parole di Luigi Meneghello di un romanzo che non è solo un romanzo, è una testimonianza, che è Piccoli Maestri, ed è un libro che a me insegna molto e che rileggo continuamente. Meneghello fa parte di quel gruppo di piccoli vicentini che vanno a far pratica de partigiani in montagna, ma non sanno granché. Sì, Meneghello era un allievo ufficiale, aveva imparato a sparare, ma seriamente non aveva mica mai sparato a nessuno. Quando lui